Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo a fine gennaio, sono riuscito a trovare online, perché il mio vivaio di fiducia non le trovo, delle fragole rampicanti che non ho mai seminato. Avevo seminato l'anno scorso quelle normali, queste sono quelle rampicanti, ci tenevo a provarle. E ho trovato della Hortus, che è una buona azienda, ve la consiglio. Messa a dimora nel semenzaio marzo, vi dico la verità, non riesco a aspettare fino a marzo, siamo a fine gennaio, le faccio adesso. Ho preso due bustine, una l'ho già utilizzata, ho messo i semi in infusione in camomilla tiepida per 3-4 ore, non di più. È un'operazione che l'anno scorso non ho fatto, non ho mai fatto, quest'anno voglio cominciare a fare per tutte le semine che farò. Adesso li scolo, poi li metto nello Scottex e poi con la pinzetta, piano piano, una alla volta, nel giro di 2-3 ore forse riusciremo a fare qualche semina. Ecco qui come si presentano. Sono molto piccoli e quindi vi conviene usare davvero il colino, quello piccolino. O finisco di raccoglierli, gli diamo un'asciugata. Ecco, così sono più facili da prendere. Non so se è già uscito il video sul Solanum. Non ho fatto questa operazione dello Scottex e sono diventato matto per prendere i semini. Terriccio. Allora, il terriccio è un terriccio da semina. Un sacco da 70 litri, io l'ho pagato circa 10 euro, l'ho pagato molto caro, vai dai 7 ai 10 euro. Vi consiglio di prendere appunto quello da semina perché ha delle sostanze nutritive diverse e in più è sfarinato. È molto molto buono. Almeno in questa prima fase conviene non risparmiare, insomma. Ora, nel limite del possibile, prendo 2-3 semini alla volta. È un lavoro certosino, però piano piano. Se sono asciutti i semi si prendono molto meglio, eh? Come vedrete o come avrete già visto nel video del Solano, erano bagnati, sono diventato matto, così ho imparato che bisogna asciugarli. Ora, essendo queste rampicanti, se attecchiscono ovviamente, se le metto in piena terra, dove ho il posto per le fragole, dovrò poi prevedere dei tutori. Mentre se le metto sul muro qui nella parete attrezzata, allora devo prevedere o i tubi, non so se li avete già visti online, quei tubi dove si mettono le fragole, oppure gli orti a parete, quelli verticali, sono molto belli. Dunque, nel frattempo vi parlo dell'acqua. L'acqua che utilizzo io, che ho la fortuna di avere il depuratore, quello a osmosi inversa, è appunto depurata a osmosi inversa. Se non avete il depuratore a osmosi inversa, se volete utilizzare quella del rubinetto, vi consiglio di farla decantare una mezza giornata. Dopo che abbiamo messo i semini, li copriamo con un leggero velo di terra, sempre terriccio da semina, così a spaglio. Pochi millimetri di terra per coprire i semini, non di più. È importante per i primi giorni, per le prime settimane anzi, avere sempre il terriccio umido, non bagnato, non che debba colare da una parte all'altra, ma umido. Accertatevi anche 2 volte al giorno che il terriccio sia umido, perché si secca moltissimo. Ecco, nebulizzare piano perché la terra, essendo secca, vola da tutte le parti. Poi, una volta che è bagnata, bene, ci vediamo fra qualche giorno quando vediamo i primi germogli. Sono trascorse circa 4 settimane, circa un mese, da quando ho messo a dimora i semini delle fragole. E dopo circa 15 giorni sono spuntate le prime foglioline. La crescita è abbastanza lenta. Allora, vi dico un attimino l'ambiente in cui mi trovo. Sono in una stanza, in un appartamento, in una stanza con una temperatura costante di 18-19 gradi, circa 18 gradi per la precisione. Le fragole le ho sempre tenute, in questo ambiente, con le loro lampade, in questo caso ho sia la luce blu che la luce rossa, ma anche solo la luce blu bastava e avanzava. Insomma, io, visto che avevo anche altre colture da fare, ad esempio qui vicino ho il basilico, tra l'altro guardate che bello come sta venendo bene, ho preferito lasciare la luce così per tutti. Le piantine che vengono fuori, oltre a crescere lentamente, sono anche molto piccole. A titolo di paragone vi metto il mio dito, non so se lo vedete, vedete anche questa. Sono proprio piccole, piccole, piccole.
In ogni alveolo, come avete visto, ho messo 2-3 semi. Ecco qui ad esempio hanno attecchito tutti e tre, qui un paio. Ora ne approfitto per farvi vedere come le bagno giorno per giorno, con un semplice spruzzino d'acqua. Visto che le piantine sono molto piccole, è importante andarci delicatamente con lo spruzzino, perché rovinarle è un attimo. Il terreno delle fragole deve essere sempre umido, ma non zuppo d'acqua. Quindi se decidete di mettere qualche goccia d'acqua, ecco, che sia proprio qualche goccia. Io preferisco lo spruzzino. Magari insisto con qualche spruzzata in più laddove non c'è la piantina, così non la danneggio. Ovviamente non hanno attecchito tutti i semi, qualche alveolo è vuoto, bisogna metterlo in conto. Il terriccio, come vi dicevo all'inizio, il terriccio da semina, come vi ho anticipato, è una crescita abbastanza lenta. Queste poi dovrebbero essere pronte per la primavera inoltrata, da mettere poi a dimora, quando saranno grandi così, più o meno. Ci tenevo a chiudere il video adesso, perché così avete il tempo di fare la stessa cosa che ho fatto io, perché se vi faccio vedere poi le piantine grandi, passano altre 7-8 settimane e poi voi sarete in ritardo per fare la stessa cosa. Quindi chiudo qui il video. Eventualmente, magari dopo, quando le piantine sono più grandi, farò un video di aggiornamento, ma nel frattempo avete tutte le informazioni per farvi da soli le vostre fragole. Come vi dicevo, le fragole sono queste qui. Io ho messo queste della Hortus, le trovate online, perché nel vivaio ho avuto difficoltà. Anche queste sono soggette alla filatura, quindi se dovete farlo in casa con una temperatura costante come ce l'ho io, ponete attenzione alla qualità della luce e alla quantità soprattutto. Questa è accesa per circa 14 ore al giorno, consuma poco. Ne ho parlato anche in altri video e se volete un approfondimento sul blog avete un approfondimento proprio specifico su questa lampada qui LED, che è una lampada con due braccia. Questa è la versione più economica, ovviamente ci sono quelle più belle, un pochino più potenti, dipende voi cosa volete spendere e cosa volete fare. Bene, vi ringrazio per essere stati con me e spero che questo video vi sia stato utile per iniziare una coltivazione di fragole. Queste sono buone anche da mettere in vaso, quindi se avete un balcone e volete farvi le fragole in vaso, poi tra l'altro queste sono rampicanti, quindi potrete fare poi dietro un sistema per farle arrampicare, sono bellissime da vedere e sono piante che durano anche più di qualche anno, 2-3 anni durano sempre. Sono piante che danno molta soddisfazione e molti frutti. Davvero si possono coltivare in qualunque ambiente. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata. Se avete qualche domanda, per quel poco che posso rispondere in base alla mia esperienza su queste fragole, scrivetemelo qui nei commenti. Guardate il blog perché ho fatto un articolo specifico sulle fragole. Vi auguro una buona giornata nuovamente, ci vediamo giovedì prossimo.